Vi parliamo di un libro dal titolo ben particolarmente esplicito, eccolo qua, Confini, realtà e invenzioni, edizioni Gruppo Abele. Marco Aime e Davide Papotti ne sono gli autori, attingono rispettivamente all'antropologia culturale e alla geografia e propongono uno dei temi più appassionanti oggi, fascinosi ma anche problematici, al centro di vari intrecci tematici. Ne discutiamo oggi proprio con Marco Aime, che ricordo essere, al di là che è torinese, antropologo, africanista, scrittore, docente di antropologia culturale presso l'Università di Genova. Lo abbiamo per strada, lo vedrete tra poco dopo la sigla, non gli ho neanche chiesto dove sia, ma glielo chiediamo insieme. Dopo la sigla. Eccoci professore, ci siamo, buongiorno. La vedo, buongiorno. Dove buongiorno. Si trova? Posso chiederglielo? Sì, oltre il confine potremmo dire, perché sono in Svizzera, a Lugano. Ah, ecco, poteva essere ovunque, un antropologo poteva essere ovunque. Senta, io sono veramente felice e onorato di fare la sua diretta conoscenza, perché Marco Aime è comunque un nome nell'antropologia, anche come scrittore e come docente. Allora, io ho fatto vedere il libro, lo faccio rivedere ancora. Propongo anche la copertina, perché è un libro che va assolutamente messo sul proprio comodino. Lei riesce in un minuto di prima domanda a dirmi che senso ha questo Confini? Beh, noi in fondo viviamo tutta la nostra esistenza dentro spazi definiti in qualche modo, spazi che non sono solo fisici, sono anche spazi mentali, sono spazi politici, spazi religiosi, e la nostra comunità sono comunque definite in qualche modo, in qualche forma, declinate in vari modi da delle linee, dei confini che possiamo oltrepassare, rispettare oppure rendere più o meno permeabili. Questo come presentazione va bene, adesso entriamo nel merito. Perché? Perché Confini porta dietro di sé oggi variegate e sfaccettate situazioni applicate ai svariati ambiti della nostra vita sociale, politica, si potrebbe dire antropologica. Allora, nel bene e nel male, che cosa sta diventando questo concetto nella nostra vita sociale, quotidiana e politica, professor Aime? Ma appunto, bisogna vedere, confine è una parola che può essere declinata in tanti modi. Possiamo dire che forse per certi versi, forse qualche decennio fa, auspicavamo un mondo senza confini, di maggiore libertà di movimento, dove non ci fossero differenze, mentre invece purtroppo ci stiamo trovando in un mondo che, in cui i confini sono sempre più importanti e sempre più forti, anzi in molti casi questi confini diventano dei veri e propri muri, alcuni fisici, alcuni giuridici, culturali, e con dei paradossi. Mentre da un lato le merci superano facilmente i confini, la globalizzazione ha battuto i confini nel traffici commerciali, monetari e dei servizi, beh, allo stesso tempo invece spesso gli esseri umani vengono confinati da qualche parte o respinti da qualche modo. Ed eccolo allora il primo paradosso, come giustamente lei ha detto, professor Aime: sono linee immaginarie i confini, ricordiamoli, artificiosi, non segnati da noi perché abbiamo deciso di segnarli in quel modo, eppure delimitano sempre di più delle identità collettive di gruppo. Ora è inutile fare degli esempi nel mondo, potremmo citarne tanti, anche molti drammatici. Lei che dice? Beh sì, allora ogni comunità, per definirsi tale, quindi per darsi quella che vogliamo chiamare identità, deve per forza tracciare un confine, deve decidere dove finisce il noi e inizia l'altro. È un processo inevitabile, non riusciamo a
a definirci se non limitando la nostra percezione. Il problema è in che modo tracciare questi confini, se lasciarli aperti, aperti in parte, oppure invece renderli assolutamente inaccessibili ad altri. Giustamente faceva notare che ecco, li tracciamo noi, perché spesso si sente parlare di confini naturali. Ecco, non dobbiamo attribuire alla natura delle colpe che non ha. A volte, diciamo, veniamo ingannati dal fatto che motivi di semplificazione, legati però a processi storici, magari facciamo coincidere un confine territoriale con un crinale di montagna, con un fiume, per praticità. Ma quei fiumi sono sempre stati passati, superati, quelle montagne valicate, ecco, quindi la natura non ha creato i confini. Però, come dicevo, appunto, ogni comunità, grande o piccola, dalla più piccola che crea magari dei confini tipo culturale, a quella più grande che invece crea dei confini di tipo territoriale come una nazione, ecco, noi ci troviamo sempre, ecco, di fronte alla necessità di definire chi siamo e chi sono gli altri. Qui forse poi si pone un problema se è la diversità a creare il confine o il confine a creare la diversità. Certo. Senta, professor Raime, senza girare tanto attorno alle parole che abbiamo tutti sulle labbra e sulle dita, la pelle oggi è ancora un confine? Beh, sì, purtroppo sì, lo è stato per tanto tempo e continua ad esserlo. Ecco, anche qua forse ci eravamo illusi che qualcosa potesse cambiare, ma invece è un confine in vari, possiamo dire, in sensi diversi. Cioè, da un lato, se ci pensiamo, la pelle è il confine tra noi e il mondo esterno. Ciascuno di noi finisce laddove... È nella propria pelle, certo, certo. Infatti, non a caso, usiamo anche espressioni spesso stare nella propria, non stare nella propria, come uscire, quindi è il confine che hanno l'altro. Il problema poi invece è quando il confine viene posto, per esempio, sul piano del colore, ed è questo che sta alla base di purtroppo moltissime istanze di carattere razzismo, e sappiamo che appunto il colore della pelle è stato alla base di tragedie immense che nella storia ricordiamo e conosciamo tutti, e che non sembrano essere finite, ecco, nonostante oggi la scienza ci abbia le stanno portando via la moto su cui è retto il suo computer, quella, no, ancora no, reggiamo allora. Senta, professor Raime, nonostante la scienza ci abbia dimostrato che non possiamo parlare di razze umane nel senso stretto del termine, i pregiudizi nei confronti di chi ha la pelle diversa persistono, e in modo anche forte e pericoloso. Non c'è dubbio, come persistono dei confini tra le generazioni, tra le religioni, tra le classi sociali. Voi dite addirittura nella produzione artistica e letteraria, in molti campi dell'esperienza umana. Allora, il confine, che dovrebbe essere un segno, un simbolo, certe volte diventa, l'ha detto lei prima, un muro, una barriera, un ostacolo. E sono tutti difficili ancora oggi da smontare, professor Raime? Beh, forse alcuni meno di altri. Forse, per esempio, i confini generazionali sono meno marcati rispetto a alcuni decenni fa. Penso, ecco, agli anni 60-70, in cui c'era una forte contestazione giovanile, e quindi c'è la spaccatura tra padre e figli era davvero molto più marcata, molto più vissuta, molto più sentita. Invece ci sono altri tipi di confini, come per esempio quelli di classe sociale, che in certi casi si sono addirittura acuiti. Anche qua, si sono acuiti, certo. Di andare verso un mondo di più uguali, spesso oggi abbiamo delle differenze molto più forti rispetto al passato. Allora, mentre mostro ancora la copertina del libro di Marco Aime e Davide Papotti, Confini,
Le faccio la domanda obbligatoriamente più attuale, professore, cioè veniamo ai confini politici che coincidono certe volte con l'ambito geografico. Ricoprono oggi un ruolo drammaticamente triste, perché si lavora sui confini e sul uscire dai propri confini per invadere il territorio di altri. Questa cosa dovrebbe turbarci non poco, proprio a livello di confini. Esatto, d'altronde se pensiamo le guerre scoppiano sempre per motivi di confine, qualcuno supera il confine, supera quel limite che invece era ritenuto in qualche modo, si pensava fosse inviolabile o difficilmente violabile, è quello. Come lo stesso oggi l'altro tema quanto mai di attualità, che è quello delle emigrazioni, beh, le emigrazioni perché turbano così? Perché in fondo chi migra supera dei confini. Ecco, in questa, proprio in questo momento noi stiamo vivendo, ecco, entrambi queste drammatiche situazioni. Dal lato abbiamo una guerra che è iniziata appunto con la violazione di un confine, di un principio territoriale che, ecco, forse non va dimenticato, noi lo segnaliamo anche nel libro, questa idea dello Stato come oggi la concepiamo è antica, ma non antichissima, non è da sempre così, anzi dal Trattato di Vestfalia del 1648, in cui si decide che ogni Stato ha un suo territorio e questo territorio non deve essere violato, ma è appannaggio di questo Stato. E di qui ecco che nasce tutto, poi una giurisprudenza legata a questo. Quando accade che esista una violazione di tale confine, come nel caso attuale della guerra in Ucraina, bene, ecco, ci troviamo di fronte a uno scontro che è bellico, ma allo stesso tempo è anche culturale e politico. Certo. Senta, professore, sono andato a rileggermi un altro suo libro, perché lei è da antropologo, ha le sue fisse, come tutti gli antropologi. Ecco, e ho visto che aveva un altro libro titolato Confini e frontiere, che io avevo peraltro già in qualche modo inquadrato. Posso citarle una frase che lei cita da Khalil Gibran e che credo valga la pena? Dice: se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una nazione e l'altra, né la linea di divisione tra una fattoria e l'altra. Peccato che tu non possa sedere su una nuvola. Me la commenta, professore? Sì, è una frase bellissima, poetica, bellissima. Appunto, che ci fa capire come... Adesso cosa le succede? Mi sono sempre detto, Claudio, stai lontano dagli antropologi. Ecco, che c'è un po' di movimento questo. Quella frase di Gibran si diceva. Sì. Si diceva questa frase che è tipica, ecco, di un poeta che immagina un mondo senza confini. In effetti, se noi guardiamo, osserviassimo la terra, come dice lui, da una nuvola, non vediamo nessun confine. I confini sono nella nostra testa, nella nostra... E questo, forse in modo molto più prosaico, fa venire in mente la famosa frase che pronunciò Yuri Gagarin, primo uomo a vedere la Terra da lontano nel 1961, dalla sua vostra, quando disse: la Terra da quassù è bellissima, senza confini né frontiere. Ecco, questo ci fa vedere come la Terra non ha confini, ma siamo noi poi a porre questi confini, ecco. Gibran lo descrive con parole bellissime, ecco. Peccato che noi non riusciamo a sederci sulla nuvola. Peccato. A proposito, ha citato prima i migranti, se Gagarin dall'alto vedesse la nostra Italia e vedesse Lampedusa in questo momento, penserebbe che quella linea di confine segna che cosa? Un mondo sì e un mondo no? Un mondo vivibile, un mondo per non vivere? Eh sì, Lampedusa è diventato un simbolo, anzi è diventato un confine senza averlo voluto, senza esserlo mai stato. Addirittura forse noi, persino noi italiani, ci siamo dimenticati che esiste quest'isola sperduta, come mi disse proprio il parroco di Lampedusa, non è nemmeno sulle carte del meteo, ma
Che cosa è accaduto? Che diventando il punto di approdo di molti migranti e ha scatenato quindi questa reazione di tutta l'Europa, ecco che è diventata di colpo la barriera, il confine dell'Europa, quindi di un mondo di privilegiati come noi che può circolare in Europa addirittura con la stessa moneta senza neanche più mostrare i documenti, e invece la gran massa degli esclusi che da questo club, da questo circolo di privilegiati, ecco, viene esclusa e non ha accesso, non può entrare in nessun modo, e quindi è costretta a soffrire, a pagare cifre altissime per riuscire ad avere quell'accesso che per noi invece è semplice e senza alcun costo. E stiamo navigando a proposito di migranti verso la costruzione di un mondo multiculturale o lo stiamo combattendo e in qualche modo ostacolando? Boh, direi l'uno e l'altro. Allora, certi fenomeni sono inarrestabili, avverranno che ci piacciono. Di fatto le migrazioni sono sempre state una caratteristica del genere umano. Ci siamo sempre mossi, ci siamo sempre spostati, ci siamo sempre mescolati, siamo di fatto già molti, multiculturali. Ecco, sì, poi per motivi politici, spesso di bassa lega, ci si illude di poter fermare, di rincorrere una, tra virgolette, purezza di triste memoria, ma di fatto questi fenomeni, in ogni caso, ancora di più in un'epoca globalizzata, anche sul piano delle comunicazioni, dove circolano informazioni comuni, diciamo, in tutto il mondo, ormai potremmo dire, diventa davvero quasi anacronistica, ecco, tentare di rinchiudersi in identità troppo ristrette, come qualcuno vuole auspicare. Certo, professor Raime, non voglio fare il professore del professore, ma mi piace ricordare che confine deriva dal latino cum finis, Esatto. che vuol dire non soltanto una divisione, ma può essere anche una vicinanza. Cum finis, no? Beh, necessariamente il confine implica una vicinanza. Il confine, a differenza della frontiera, è una linea, mentre la frontiera è uno spazio. Il confine è una linea dove di qua ci siamo noi, di là ci sono gli altri. Ci si vede, ci si fronteggia in modo amichevole o in modo invece bellicoso. Questo dipende dai casi, ma il confine è assolutamente il luogo dell'incontro. Finisce qualcosa perché inizia qualcos'altro. Appunto. Quanto quel qualcos'altro poi sia davvero diverso, a volte su questo forse c'è da dubitare, che siamo stati noi a creare la diversità e poi abbiamo messo un confine. Allora, mentre faccio vedere ancora una volta, l'ultima volta, la copertina del libro del professor Aime Confini, del gruppo Abele, degli amici del gruppo Abele, le pongo l'ultima domanda e questa volta mi rivolgo seriamente all'antropologo perché scherzevolmente ho detto qualcosa di impuro rispetto all'antropologia, in realtà avrei voluto fare il giornalista antropologo, fa il più bel mestiere del mondo, secondo me, oddio, anche il mio non è da buttare via, però Assolutamente. professore, le pongo l'ultima domanda e le chiedo se non tanto l'antropologia, ma la prospettiva antropologica può dar senso a un dialogo interculturale, riesce a dare un senso al dialogo interculturale. Che dice? Ma diciamo che la conoscenza dell'altro favorisce, non ho la pretesa che risolva i problemi. Diciamo che molto spesso questa paura, diffidenza o avversione nei confronti del diverso da noi nasce più dalla non conoscenza, dall'ignoranza, che non da dei dati oggettivi o cose. Per cui, ecco, qual è il piccolo contributo che può dare l'antropologia? Far conoscere la diversità, far capire che ecco, il genere umano è capace di creare molti mondi diversi, né migliori né, noi siamo in uno dei tanti, né migliore né peggiore degli altri, ecco. Ma conoscere l'altro non solo
serve a forse a realizzare un mondo più pacifico, ma a volte anche interessante, incuriosisce, e, anzi possiamo sempre imparare qualcosa dagli altri. E forse, ecco, abbiamo dei confini mentali, perché poi se noi andiamo a vedere nella nostra realtà, ogni giorno mangiamo piatti che sono multiculturali, ascoltiamo musica che è multiculturale, quindi usiamo termini che vengono da altre culture. Ecco, quindi di fatto noi siamo già in una realtà multiculturale e che a volte non vogliamo vederlo o non riusciamo a vederne le potenzialità. Ringrazio Marco Aime, ricordo, antropologo, scrittore, docente di antropologia culturale presso l'Università di Genova. È stato un piacere parlare con lei, spero che lo sia stato anche per lei, nonostante la strada abbia portato con sé qualche rumore, che però fa rumore di fondo bello, importante, quanto il rumore della quotidianità. Grazie professor Aime, buon lavoro. Grazie a lei. A presto.